Benvenuti, siamo con Matteo Signani, campione europeo dei pesi medi di pugilato e sottocapo della Guardia Costiera. Benvenuto Matteo. Ciao, ciao a tutti, grazie. Il 7 febbraio è la giornata nazionale contro il bullismo e il cyberbullismo. Lo sport viene spesso individuato come strumento di prevenzione di questi fenomeni. Il pugilato è uno sport di combattimento, ma insegna rispetto per l'avversario e per se stessi, lavorando anche sulla costruzione dell'autostima, un elemento spesso mancante nel bullo. Ci racconti la tua esperienza? Sì, allora diciamo che io ho iniziato da piccolino perché la mia storia è che io avevo un vicino di casa che gli facevo sempre un sacco di dispetti. E allora a 13-14 anni, dopo l'ennesima volta che lo facevo piangere, il suo babbo mi disse: "Basta, vai a fare la boxe". E io per scherzare sono andato dalla mia mamma e mi fa: "Mamma, portami a fare la boxe in palestra". "Ma come? Sì". E sempre, diciamo, così, per capire, vedere questa realtà, mi portarono in questa palestra vicino casa. Da piccolino entrai e iniziai il pugilato, per scherzare. E capii subito che in una palestra di pugilato, diciamo, il rispetto è la prima cosa. Capisci sempre con chi hai a che fare, di fronte hai una persona sempre più forte di te, e quindi l'educazione, il rispetto e la voglia di emergere, quella lì, deve, se non ce l'hai, ti viene fuori. Ecco, e mi ha aiutato tantissimo. Ecco Matteo, lo scorso 7 aprile sei stato insignito del premio alla carriera del CONI Giuliano Gemma FP Awards. Il premio viene assegnato ai personaggi più meritevoli e rappresentativi del panorama sportivo e artistico del paese, che hanno saputo porsi quale esempio di integrità per le nuove generazioni. Nella motivazione che ti viene assegnato questo premio, viene evidenziato il tuo straordinario percorso di vita e di sport e impegno profuso sul ring e nel sociale. Atleta e uomo portatore di valori e sani principi. Ci racconti questa esperienza e che cosa ha rappresentato per te? Sì, diciamo che sono stato insignito di questo premio, sono orgoglioso di questa cosa perché anche dopo tutti i sacrifici che faccio, ogni tanto vengono valorizzati le mie imprese. E questo premio per me è stato un grande onore, è stato conferito direttamente da Giovanni Malagò, il presidente del CONI, a Roma, al Palazzo del CONI. È stata un'emozione grandissima. Io, diciamo, ripeto, sono il campione d'Europa, come dire, ho la Champions League in tasca in questo momento, però so bene da dove sono venuto, i miei valori, diciamo che mi sono stati trasmessi da piccolino, mi sono rimasti dentro e col mio, diciamo, la mia voglia, la mia volontà, la mia tenacia che non ho mai perso, anzi, ho aumentato negli anni. Piano piano sono arrivato fino a qua e questa cosa mi fa molto piacere, giorno dopo giorno. Ecco, nel premio viene sottolineato anche l'aspetto del sociale. Se non sbaglio, tu sei anche vicino ad alcune comunità locali, come se non sbaglio, Bravo. Radignano, dove tu hai anche avuto modo di stare vicino a questi ragazzi. Esatto, la comunità di San Patrignano, che è una delle più grandi d'Europa, è vicino a me, io sono amico di tutti i ragazzi di Sampa, ogni tanto vado, addirittura un po' di qualche anno fa abbiamo fatto una riunione di pugilato lì dentro, al loro teatro, è stata una cosa bellissima, tutti i ragazzi erano entusiasti, vedevo, dopo ho visto nei video fatti che tifavano per me, erano scatenati, ho trasmesso veramente qualcosa di bello e positivo e la cosa mi ha fatto molto piacere. Ecco, tu dici che appunto come modello. Matteo, tu vivi la palestra quotidianamente, dove incontri molti ragazzi per i quali appunto sei un modello da seguire. Com'è il tuo rapporto con loro e quali consigli ti senti di dare? Allora, essere un modello a volte c'è i pro e i contro, perché un modello da seguire non deve sgarrare niente, quindi devo rigare dritto doppiamente. Comunque io tutti i giorni quando vado in palestra vedo un sacco di ragazzi, ne ho visti tante di generazioni, ma ultimamente purtroppo, ahimè, vedo che questi ragazzini vedono subito il risultato, cioè dicono: "Io voglio fare quello che hai fatto te domani", nel senso. Io per arrivare dove sono arrivato, prima di tutto non avevo la certezza di arrivare fino a qua e poi ci ho messo una vita e ogni giorno combatto, soffro per rimanere qua. Cioè, purtroppo
Questi ragazzi di oggi hanno perso un po' di questi valori, un po' di questo rispetto, diciamo, questa fame di voglia, come nello sport, come nella vita, nella scuola, nel lavoro. Sono un po' carenti e io prego i genitori che ricomincino come una volta, come i miei genitori e tanti altri, a trasmettere questi valori fondamentali che servono per la vita di noi, di tutti, per andare avanti nel migliore dei modi, in tutti i campi, dallo sport al lavoro, alla scuola, a tutto. Bisogna ricominciare ad avere fame delle belle cose, avere voglia delle belle cose, e per ottenerle bisogna fare fatica. Ma anche se non si ottengono, bisogna fare fatica, crederci, perché comunque vada sarà un successo. Ecco, Matteo, questo aspetto mi ha colpito particolarmente. Tu dici appunto, ecco, il fatto di fare sacrifici, che forse i ragazzi di oggi sono meno predisposti nel fare il sacrificio. Ecco, tu quanti sacrifici fai quotidianamente, anche dopo tantissimi anni e che hai raggiunto anche un livello altissimo? Allora, adesso noto che questi giovani con questi telefonini sempre su internet guardano solamente le persone, le stelle, le star, però per arrivare a star devi passarne di terra prima di scalare di montagna e poi, ripeto, non c'è la certezza che arrivi lì. Io sono grande, ma fin da piccolo avevo questo, ho ancora questo fuoco dentro e tutt'oggi posso dire che quando entro in palestra, anche se è 20-25 anni che ci vado, io sono emozionato, mi sento come rinascere, come un bambino che ogni giorno gli viene data una cosa nuova ed è fiero, orgoglioso di tenerla stretta e di andare avanti. Secondo me è la pozione magica per vivere una vita fantastica, in qualsiasi ambito. Avere quella voglia di arrivare in alto, rispettando tutti, e rispettando se stessi e amando quello che si fa. Ecco, abbiamo detto che sei anche un sottocapo della Guardia Costiera. Oggi ti vediamo anche in tenuta operativa. È un corpo con profondi valori, fondato sul rispetto della vita umana. Quanto è stata importante per te questa esperienza lavorativa e cosa ti ha lasciato? Sì, allora, io anche nel corpo della Guardia Civile ci sono entrato per caso e per caso mi sono trovato in una realtà fantastica, diciamo un sogno. Per me questo lavoro è stato un amore scoppiato che tuttora vive e ogni giorno sempre di più. Noi diciamo aiutiamo le persone, noi salviamo le persone in difficoltà in mare e soprattutto il nostro corpo è piccolo, ma siamo una famiglia compatta, ci vogliamo bene e siamo un corpo di elite. E io sono molto orgoglioso di far parte di questa cosa, lo ringrazierò sempre perché anche grazie a questo, al corpo della Guardia Costiera che io ho realizzato tanti miei sogni, continuo a realizzare e realizzerò grazie al corpo delle Capitanerie di Porto Guardia Costiera. Ecco Matteo, il tuo soprannome è il giaguaro. Il giaguaro è un animale che vive in natura, quindi tu, il tuo legame con la natura è molto profondo. La campagna e gli animali sono il tuo rifugio. Può essere anche questa una via per insegnare i valori e il rispetto del creato ai più giovani? Guarda, io purtroppo, se potessi farlo, farei una magia che tornerei indietro di 40 anni, ma in alcune cose. Adesso purtroppo ci sono queste metropoli, tutti attaccati, queste case, che va bene, solo che non c'è un metro di erba, non c'è una pianta, non c'è niente, tutti collegati sul wifi, tutte queste cose tecnologiche. Io abito in una casetta in campagna, non ho vicini di casa, c'ho due cani, una capretta, il gatto, c'ho un sacco di animaletti. E io a volte quando mi sveglio la mattina e guardo il verde, cioè io lo auguro a tutto il mondo, cioè alzarsi la mattina e respirare l'aria pulita è una roba bellissima, guarda. Per me ci vorrebbe per rifare ripartire un po' tutti e dare una mano a tutti per una carica in più. Ecco, chiudiamo con un'ultima domanda. In un'intervista tu hai affermato che la vita è una e irripetibile.
Ci lasci un appello ai nostri giovani contro il bullismo? Sì, allora, esatto, la vita è una sola, però se è vissuta è più che sufficiente. Tu devi, prima di tutto, il tuo principio fondamentale è essere una persona educata, avere rispetto per te e per gli altri. Devi fare quello che ti piace, ma quello che ti piace lo devi fare col profondo, devi farlo con il cuore, perché non dovrai mai arrivare a dire se avessi, ma se potessi, ma tu devi fare tutto il massimo che potevi fare nel tuo campo e comunque vada sarà un successo, perché la vita è meravigliosa, è piena zeppa di cose belle, abbiamo tutto quello che potremmo sognare e dobbiamo sfruttare ogni momento bello della nostra vita per vivere, voler bene alle persone, voler bene al prossimo. E il bullismo è una cosa che, se così si farà, si cancellerà da solo. L'amore vince su tutto. Ecco Matteo, prima di lasciarci, abbiamo detto che tu sei campione europeo dei pesi medi pugilato, ma con te c'è una sorpresa per noi. Certo, c'è un pezzo, ecco qua, la cintura di campione d'Europa dei pesi medi. Questa è come dire la Coppa UEFA. La Champions League. Ecco, questo è E frutto di io tanto lavoro e me la tanto posso. sudore. Eh? È frutto di tanto lavoro e tanto sudore. Sì, questa qui pesa tanto, ma è un paragone a tutto il sudore e il sangue che ho buttato per vincerla. Poi, perché per ottenere qualcosa di grande e di bello bisogna sudare, bisogna lavorare, bisogna amarsi e bisogna tenere duro sempre. Grazie ancora per essere stato con noi. Grazie a tutti, un saluto dal Giaguaro e come dice sempre, come dico sempre io, sangue, sudore e gloria, sempre.